Quindi per gli amici del tuning abbiamo anche finta antenna GPS, si può montare anche al contrario. E poi vai alettone da 57 cm ed estrattori dell'aria da sotto paraurti, qua abbiamo anche. Staccabatteria tuning. Fantastico. Dov'è che si può mettere? Sul cofano? Si può mettere, ma anche sul tetto. L'importante è che fai vedere che ce l'hai. Okay. Ah, niente, per i vostri raduni tuning abbiamo catenelle per attaccare le portiere, per far vedere i vostri belli impianti audio. Abbiamo bianca, rossa. Per le Abarth. E poi per quelle più cattive, gialla e nera, roba nucleare, attenzione. E qui al metro, proprio. Andiamo sul professionale, qua per impianti veramente cattivi. Per i vostri paraurti tuning e le vostre prese d'aria giganti abbiamo metri, chilometri e dettometri di rete zigrinata, ramata, plasticata, verdata e fatta anche tuning. Se vi serviranno delle minigonne artistiche, bellissime. Di facile applicazione, bastano 4 chiodi. Garantito. Doppio terminale in inox. Mettiamo poi, ci sono raccordi speciali per costruirvi tutte le marmite che volete. Questo puoi anche farlo tornare indietro. Tac. Poi abbiamo tutto per le marmite. Flange, riduttori di coppia, di flangia. Guarda, questo qua è un accessorio che non tutti hanno. Questo qua tu prendi, tiri e la macchina fa più bordello. Quando ti interessa il bordello. Da dentro. Apri e chiudi la valvola di scarico come i veri tuners. Okay.